Parata di stelle del calcio alla 36esima edizione del trofeo Maestrelli, l'evento organizzato da Enzo Banti con la commissione tecnica presieduta da Giorgio Perinetti per ricordare una figura storica del calcio nazionale come Tommaso Maestrelli, indimenticabile allenatore del primo scudetto della Lazio. Presso il Teatro Verdi di Montecatini Terme si è svolta la cerimonia di premiazioni. Come migliori allenatori italiani della stagione 2020-2021, Alberico Evani, vice allenatore della nazionale italiana, campione europea, Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, lo scorso anno protagonista con lo Spezia. Antonio Boucher, allenatore dell'Empoli Primavera, con cui ha vinto il campionato la scorsa stagione. È stato un percorso entusiasmante, partito 3 anni fa, e quindi poi completato con questa vittoria bellissima del campionato europeo. Quindi per cui è un merito al nostro mister Roberto, che fin dal primo giorno ha trasferito positività a tutto l'ambiente. I giocatori sono andati dietro ed è stato un piacere vederli allenare, vederli giocare e vederli vincere. Che nell'ultimo periodo qualcosina ci ha voltato le spalle, però speriamo di ripresentarci al meglio a marzo. Il sorteggio non ci è stato favorevole, ma credo che anche loro avrebbero preferito non incontrare noi. E quindi è una cosa, vediamo, a me spero solamente che di avere a disposizione tutti gli effettivi e soprattutto nelle migliori condizioni fisiche. Poi è chiaro, le partite vanno a giocare tutte e in quel modo ce la giocheremo alla grande. Riconoscimenti speciali sono andati fra i tanti anche all'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, al direttore sportivo della Roma Morgan De Santis, per la sezione arbitri alla presidente AIA Alfredo Trentalange e al fischietto nero internazionale Daniele Doveri. Fra i giornalisti premiati Pierluigi Pardo di DAZN, Giorgia Cardinaletti della RAI e Vanessa Leonardi, giornalista Sky. Spazio anche ai giovani per la New Generation, premio alla giovane centrocampista classe 2001 dell'Empoli Samuele Ricci. Una soddisfazione grande di fronte anche a tanta gente di spessore, diciamo. Quindi poi tutti i premi fanno piacere, questo in particolare, quindi sono molto contento. Il trofeo Maestrelli alla memoria a Italo Acconcia.